Oggi nuovo argomento, cominciamo un'avventura nuova. La geometria si trova nel libro un pochettino più avanti, sembra che sia il penultimo capitolo. Dal nome stesso, misura della terra, la geometria nasce come per esigenze molto pratiche, di tipo per la gestione del territorio, per disegnare confini, per segnare, attribuire appezzamenti di terreno, oppure ancora meglio per costruire edifici. Senza la geometria voi non stareste seduti su questa sedia a questo piano, ma sarebbe probabilmente dentro una caverna. Ok? Geometria, come l'avete già sicuramente vista alle medie, è la parte del programma, del menu meglio, di matematica, nelle scuole superiori, che più differisce rispetto alla scuola media. Per quale ragione? Per la ragione molto semplice che mentre la geometria della scuola media è una geometria dove applicate o fate dei calcoli o calcolate qualcosa, qui la geometria è un processo principalmente logico. Prego. Ok? Uno dice, ma che bisogno ho di dimostrare qualcosa? Che bisogno ho di dire che se traccio tre linee come queste, se queste due hanno la stessa lunghezza, anche queste parti di piano misurano la stessa lunghezza. Beh, da un lato uno dice, basta che guardo, misuro e vedo che anche questi due angoli sono uguali, mi accontento. Ok? Però accontentarsi è limitante. Fare una misura significa verificare che questo triangolo fatto in questo modo ha questa proprietà. Chi mi garantisce che tutti i triangoli di quel tipo hanno la stessa proprietà? Nessuno. Dovrei fare infinite misure di infiniti triangoli. Questo è ciò che fa la dimostrazione. Dimostrare significa costruire un ragionamento che rispetta precise regole di logica, che a partire da determinate ipotesi, cioè assunte alcune ipotesi per vere, che questo lato sia lungo come questo, arrivate a dedurre che necessariamente questo angolo non può non essere identico a questo in quanto misura. E questo equivale, dal punto di vista pratico e tecnico, a infinite misure. Se l'ipotesi è vera, vi garantisce il teorema che la conseguenza è vera. Questa non è una cosa da poco. L'idea della dimostrazione, il teorema, che in greco significa vedo al di là, vedo oltre. Qui l'apparenza mi dice se questi hanno circa la stessa misura, questi hanno circa la stessa misura, ma sono sicuro che è sempre così. Devo dimostrarlo. Oppure un architetto egiziano sapeva benissimo che se metto un segmento che è lungo 4 attaccato a un segmento che è lungo 3 e li unisco con un segmento che è lungo 5 unità, qualunque sia l'unità, ottengo un triangolo rettangolo. Se no le piramidi non le costruiva mica. L'architetto egiziano si accontenta di sapere che questo funziona, qualunque sia metri, chilometri, millimetri, centimetri, non importa. Ma sotto c'è qualcosa, chiedersi se sotto c'è qualcosa è un enorme passo in avanti.
salto qualitativo, culturale soprattutto, incredibile, perché sotto questo c'è una montagna di conoscenze. Le conoscenze accumulate dal mondo greco in diversi secoli di ricerca, riassunte negli elementi di Euclide, il testo scritto attorno al IV secolo avanti Cristo, sono state nella storia dell'umanità il secondo libro più stampato, dopo la Bibbia. Per circa 20-22 secoli, chiunque voleva imparare a ragionare bene doveva studiare la geometria, perché è una palestra per i neuroni, ed è per questo motivo che si fa ancora. Per dire qualcosa di nuovo rispetto a Euclide bisogna aspettare 1860 circa. David Hilbert rifonda la geometria dal III secolo, IV secolo a.C. fino al 1860. Non c'è niente di nuovo. Quindi è una cosa importante, per questo motivo qualunque scuola si faccia, in qualunque ambito, collocata una scuola, la geometria non può non farne parte. E poi c'è un'altra cosa fondamentale. Se io dico, vado a vedere chi per primo ha detto che se costruisco un triangolo di queste proprietà con due lati della stessa lunghezza, anche gli angoli lo sono, devo andare indietro appunto di 22 secoli, anche di più, 3. E da allora rimane valida anche adesso. Trovate una cosa detta 23 secoli fa che valida ancora oggi nello stesso identico modo, non è cambiata di una virgola. Ed è scritta attualmente in tutte le lingue del mondo e chiunque va a scuola prima o dopo si trova davanti a questo. Qualunque altro ambito di conoscenza che è soggetto a variazioni. In quell'epoca, nell'epoca in cui questo è stato scritto, per esempio si pensava che gli atomi non esistessero, che il vuoto non esistesse, che la Terra fosse piatta, che le stelle ruotassero su sfere fatte di una cosa simile al vetro chiamata quintessenza, che la pioggia la mandasse Giove, che la Terra fosse un disco che galleggia su un oceano. Tutte queste conoscenze sono cambiate profondamente, ma il fatto che se prendo un triangolo con due lati della stessa lunghezza e gli angoli anche hanno la stessa ampiezza, rimane identicamente vero nello stesso preciso modo, da 23 secoli a sta parte. Non che non ci sia geometria nuova, attenzione. Ma se riuscite a dimostrare in base a determinate ipotesi un teorema, okay, se quelle ipotesi sono vere, la conseguenza rimane tale dovunque e comunque lo diciamo. Non è una cosa limitata nel tempo. Questo attraversa i secoli. Questo teorema ha attraversato 23 secoli. Trovate qualsiasi altra cosa enunciata 23 secoli fa che sia vera nello stesso modo anche oggi. Vi sfido. È tutto chiaro? Bene.
Detto questo, passiamo alla parte. Così come abbiamo fatto con gli semi, da qualche parte bisogna partire. Si parte dai concetti, come si dice, primitivi, ciò che non può essere ulteriormente semplificato, come era il concetto di insieme. Nel caso di geometria il concetto primitivo è quello di punto. Il protagonista assoluto della geometria. Il punto che adesso io disegno sulla lavagna, a rigore questo non è un punto, è un cerchietto. Se io vado a guardarlo in grande vedo che ha determinate dimensioni, okay. Perché altrimenti non lo vedreste. Il punto è un'astrazione. Euclide dice, considero punto tutto ciò che non ha parti. Non posso tagliare metà un punto e non ha estensione, non ha né lunghezza né altezza né altezza. Quindi per immaginarlo devo fare un puntino sulla lavagna, però in realtà se vado a guardarlo ingrandito vedo uno pseudocerchio, d'accordo? Quindi quello che noi chiamiamo figure geometriche sono in realtà delle astrazioni di cui un disegno è la rappresentazione per poterlo parlare, poterlo vedere. Immaginate qualcosa di estremamente, infinitamente piccolo, che non può essere suddiviso, che non ha parti, che non ha estensione soprattutto, che non ha struttura. Ok? Di punti posso farne più di uno. Se ne disegno due sulla lavagna, che vediamo normalmente con lettere latine maiuscole, questi due punti individuano un altro protagonista importante della geometria, sicuramente avete già visto la retta. Due punti individuano, due punti diversi non siano lo stesso, definiscono, individuano, caratterizzano, dite come volete, una e una sola retta. Le rette vengono indicate con lettere latine minuscole. Abbiamo già due personaggi, punto e retta. Ma posso fare un punto anche che, quindi la retta è un insieme di punti, tra un attimo vediamo quale caratteristiche ha, posso fare un punto anche fuori della retta. Due punti individuano una retta, un terzo punto che non appartenga alla retta definisce un retta e punto definiscono un piano. Retta. Piano. Oppure tre punti, per tre punti diversi, non allineati, passa uno e un solo piano. Poi ci occuperemo nel futuro di figure che appartengono a un piano, geometria piana. Se prendo un punto al di fuori del piano, questo definisce uno più grande del piano, così c'è il pianone, no, lo spazio, okay. Ci occuperemo, ripeto, di geometria piana, le figure stanno dentro uno stesso piano, d'accordo?
andiamo a vedere più in dettaglio la retta. Quindi prendo due punti del piano, A e B, e la retta che questi due punti definiscono. Devo fare B un po' più grossetto. Cosa possiamo dire di questo? Un segmento. La retta è un insieme di punti su cui posso stabilire un ordinamento. Ok? I due punti A e B definiscono sì una retta, ma mi danno la possibilità di inserire un ordinamento. Ho due scelte. Voglio cominciare da A o voglio cominciare da B? Se dico che A precede B, fisso un ordinamento. Dico A viene prima di B. I punti della retta possono essere ordinati. E quando dico ordinamento sapete benissimo cosa intendo. Inserisco, definisco una relazione d'ordine. Con tutte le caratteristiche del caso. Dicendo A precede B, fisso un ordinamento o un verso se preferite, da A a B. Chiaro? Detto questo, posso andare a considerare il fatto che intuitivamente ho già tagliato sulla lavagna. Qualunque punto io prenda sulla retta, per esempio, c'è almeno un punto che lo segue e almeno un punto che lo precede. Se dire che ce n'è almeno uno significa dire che ce ne sono infiniti in realtà. Questo traduce in linguaggio formale, cioè in linguaggio appropriato o tecnico se preferite, il fatto che la retta è illimitata. Cioè, per quanto io continuo a disegnarla, la lavagna ovviamente è illimitata, questo non lo posso fare, per quanto io continuo a disegnarla non arriverò mai a trovare un punto dove la retta non ha successivi. Qualunque punto io disegni o consideri sulla retta, c'è sempre almeno un punto che segue questo e almeno un altro che lo precede. Cioè non riuscirò mai a disegnarla tutta. L'universo non è abbastanza grande per disegnarla. Ok? Attenzione a non confondere il concetto di illimitato e di infinito. Dire che la retta è un insieme di punti ordinato e illimitato è una cosa. Poi vedremo perché è infinito. D'accordo? Altra cosa, qualunque coppia di punti io prenda sulla retta, diversi tra loro, c'è sempre almeno un punto che segue il primo e precede il secondo. Questo si riassume dicendo che la retta è un insieme denso. L'ordinamento mi serve anche per un altro scopo. Se idealmente, io adesso lo disegno sotto, cancello tutto ciò che c'è prima di A e tutto ciò che c'è dopo B, e considero l'insieme
dei punti P appartenenti alla retta R, tali che P segue A e precede B, cioè tutti i punti, si dice, compresi tra A e B, dove A e B sono gli estremi, definisco quello che chiamo segmento. Dopo aver definito l'ordinamento sulla retta, posso considerare porzioni di retta. Presi due punti qualunque sulla retta, A e B, basta che siano diversi, l'insieme di tutti i punti che seguono il primo e precedono il secondo si chiama segmento. D'accordo? E viene indicato elencando in successione il primo e il secondo punto, i due estremi. D'accordo? AB è il segmento AB. Attenzione, scritto in questo modo, questo è un insieme di punti. Se scrivo invece così, con la barra sopra, lo vedremo tra un attimo, questo che cos'è? La porzione di retta. No. Questa è la porzione di retta, non questa. Però sto anticipando. Vediamo. Vediamo. Non andiamo troppo veloce. Ma se disegno due punti sulla retta, divido la retta in quante parti? Tre. Una l'abbiamo già chiamata, adesso diamo un nome alle altre due. Questo si chiama segmento. Fatemi fare ormai un disegno. Vediamo qui. Qualunque punto io prenda sulla retta, questo punto divide la retta in due parti. Ciascuna delle due si chiama semiretta. Attenzione a non cadere nel facile errore di dire una semiretta è mezza retta, perché metà di infinito è ancora infinito. Una semiretta non è metà della retta. La semiretta è formata da tutti i punti che seguono il suo estremo, il suo vertice meglio, o tutti quelli che lo precedono. Il punto B prende il nome di estremo o vertice meglio della semiretta. Ok? Con le rette possiamo fare ancora un'altra cosa. Due rette, abbiamo visto che si può fare con una, prendiamo le due. Due rette nel piano distinte, quanti punti possono avere in comune? Questo è un teorema. Se ho due rette diverse, al massimo hanno un punto in comune. R, S, P. R intersecata ad S da il punto P. Perché può avere al massimo, posso avere al massimo un punto in comune? Perché non due o non tre? Perché i punti sono in fila.
usi una parola non definita, fila, usa qualcosa di cui abbiamo già parlato. Attenzione, questo è un elemento importante. Potete utilizzare sinonimi di linguaggio comune, ma ogni volta che usate un termine è indispensabile dire esattamente cosa si intende per quella parola. Se non è definito il concetto di fila, non puoi usarlo. Perché non possono avere due rette diverse che hanno in comune due punti? Perché se avessero in comune due punti sarebbero la stessa retta, dato che due punti definiscono una e una sola retta. Quindi due rette diverse al massimo hanno in comune un punto, perché se ne avessero due e per quei due punti passa una e una sola retta, definizione di retta, le due rette sarebbero la stessa. Ergo, due rette distinte non possono avere più di un punto in comune. Nel qual caso prende il nome di rete secanti, cioè che si tagliano. Dovrete essere secanti se hanno un punto in comune. Ok? Tutto chiaro? E se non ne hanno neanche uno? Due rette sono parallele se sono ad intersezione vuota, una possibilità, oppure se coincidono. Ogni rete è parallela a se stessa. Domanda difficile. Retta R punto P. Quante rette? No, scusate. Quante rette posso prendere per P secanti alla retta R? Infinite scelte. E adesso momento magico. Quante rette posso prendere per P che non abbiano nessun punto in comune per R? Con R? Chi offre di più? Lui dice una. Data R appartenente al piano, il piano viene indicato dalla lettera pi greco. E P appartenente allo stesso piano ma non alla retta R. P esterna alla retta. Allora esiste unica S parallela ad R passante per P. Questi geroglifici indicano che se prendo un punto fuori della retta, di rette che non hanno nessun punto in comune con R, né ce n'è una sola. Chi è che è convinto di questo? Alzi la mano. Uno solo, bene. Chi è convinto che non ce n'è neanche una? Chi è convinto che ce ne sono infinite? Una delle tre deve succedere, non sono tutte che non sta nessuna mano.
Posso dimostrare questo? Questo è un teorema o no? Questo è un teorema. Lui dice di sì. Dalla scrittura del testo di Euclide fino a fine del 700, tutti erano convinti di sì. E la maggior, uno dei più formidabili compiti dei geometri medievali era dimostrare che questo è un teorema. E che ne è arrivato uno studioso di geometria, chiamarlo geometra è un po' riduttivo, ma insomma, geometria, Polakovacevski, il quale ha dimostrato che questo non è un teorema, è un postulato. Cioè non posso dimostrarlo con quanto detto precedentemente. E questa proprietà, il fatto che la retta parallela a quella data passando per un punto esterno esiste ed è unica, questo esiste quel punto esclamativo significa esiste e ce n'è una sola, non è un teorema, è una cosa che devo assumere per vera e costruisco il resto. Nel libro di Euclide è il quinto postulato e su questo si fonda la geometria detta euclidea. Se retta R punto B retta E dita geometria euclidea, questo non dimostra, non c'è modo di dimostrarlo, è impossibile, devo assumere per vero, è un postulato, un'ipotesi. Dal latino postulo richiedo, voglio, impongo. Ok? E questo caratterizza la geometria. Quella che avete fatto alle medie che facciamo qui è la geometria euclidea, perché? Perché si fonda su questo postulato. Non è dimostrabile. Ma allora ci sono geometrie dove questo non è vero. Geometrie dove prese una retta e un punto fuori della retta, per questo punto passano infinite parallele a quella data, oppure nessuna. Esempio, prendete la sfera. Se vivete su una sfera, la nostra definizione di retta sulla sfera equivale a quella per due punti passa la retta e sulla sfera questa equivale al diametro di raggio massimo, quello, la sezione tra un piano e la sfera, in modo tale che il piano passi per il centro della sfera. Questo è l'equivalente di retta sulla sfera. Ma allora qualunque altro punto io prenda al di fuori di questo cerchio massimo non può non essere secante, quindi per questo punto non passa, non c'è nessuna retta parallela a quella data. Geometria sferica, non è un'idea. Effetti speciali, prendete la sfera, anche la Terra per esempio, prendete un punto al polo, due punti all'equatore e costruiamo un triangolo in modo tale che questo angolo è retto, questo angolo è retto, questo anche, la somma degli angoli interni di questo triangolo 90 più 90 più 90 270 gradi. Mentre nel sentire l'idea, qualunque triangolo disegnate, la somma degli angoli interni vale solo ed esclusivamente 180 gradi. Perché? Perché vale questo teorema. Sulla sfera questo è falso. Una delle prime conseguenze è il fatto che la somma degli angoli interni di un triangolo sulla porzione di sfera ha una somma di angoli interni maggiore a 180. Poi vale anche l'inverso. Se le parallele sono infinite, anziché essere una,
o quella che si chiama geometria iperbolica, tipo quella che c'è sulla sella di un cavallo. Se avete mai visto fare la sella, in quella struttura, quel tipo di geometria, per un punto al di fuori di una retta data passa un filo parallelo e lì la somma degli angoli interni di un triangolo è minore di 180 gradi. Uno dice, ma cosa me ne faccio di una geometria dove la somma degli angoli interni è un grande o più piccolo di 180 gradi, visto che tutti i giorni uso quelle idee. Beh, ci vivete sopra. Vivendo sulla superficie di un pianeta, che è uno sferoide, esattamente una sfera, di questo non posso non tener conto. Non solo, ma per quanto strampalato poteva sembrare impiegare la propria vita, come ha fatto Lobachevsky, a studiare geometrie non euclidee, la storia della scienza gli ha dato ragione. Ci sono sistemi reali, fisici, concreti, tangibili, che hanno geometrie non euclidee, a parte la sfera, ma la geometria dello spazio-tempo, in alcune situazioni, in ambito astronomico, è una geometria molto non euclidea. E questo è stato misurato e verificato. Quindi, per quanto strano possa sembrare una teoria matematica, se funziona, se è coerente, da qualche parte l'universo funziona così. Questa è la potenza della matematica. Per fare un equivalente linguistico, siccome dico grammaticalmente funziona, gli asini volano, verbo, soggetto, complemento, significa che da qualche parte dell'universo gli asini necessariamente volano. Non funziona così in termini linguistici, ma in termini matematici sì. Se posso e riesco a costruire una teoria che funziona, cioè la cui struttura logica interna regge, quella da qualche parte avrà applicazioni. C'è qualcosa nell'universo che funziona così, per quanto strampalata sia. Prima o dopo viene fuori che c'è un ambito, un contesto dove quello mi serve, mi è utile. Secondo secolo avanti Cristo, Apollonio di Perga si è divertito a studiare che cosa succede se prendo un gelato e lo taglio. E dice che scemo, poteva mangiarsi il gelato senza tagliarlo, se lo taglio lo rovino. Ha studiato le sezioni coniche. E ha scritto un trattato sulle coniche, di cui ahimè ci è arrivato metà in arabo, metà in greco, e un libro, il più importante, probabilmente è stato perduto irrimediabilmente. 18 secoli più tardi la storia dell'umanità cambia in virtù di quel libro. La rivoluzione scientifica, Copernico, Keplero, Newton, Galilei, queste persone hanno studiato sul libro di Apollonio di Perga e hanno utilizzato i suoi studi di geometria sulle coniche per riuscire a concludere, a dimostrare che le orbite dei pianeti sono delle ellissi. Senza quel lavoro di Apollonio probabilmente la rivoluzione scientifica non ci sarebbe stata. E noi bruceremo ancora le stelle. Però io mi fermo qua.